Buonasera, buonasera ai web ascoltatori di Liberi.tv, Marco Marchese per una delle trasmissioni Voci Radicali. Con noi questa sera, purtroppo potete vedere soltanto la fotografia, non lo vedete in video perché c'è un problema tecnico, abbiamo Alessandro Massari della direzione dei Radicali Italiani. Benvenuto Alessandro e buonasera. Grazie Marco, bentrovato, un saluto a tutti i videospettatori di Libero TV e mi scuso perché ho cambiato quattro computer, ho avuto quattro problemi tecnici, quindi il problema tecnico sono io e non il computer. Prego. Guarda, non ce la prendiamo perché purtroppo fra banda e problemi tecnici, questa diciamo un po' l'afflizione della nostra web TV, però alla fine riusciamo lo stesso a fare la trasmissione, quindi nessun problema. Lo stato della Alessandro, rete in Italia, altro che banda larga, andiamo avanti. vero, hai perfettamente ragione. Abbiamo a disposizione 30 minuti e io ho messo da parte per te tre quesiti. Partirei, se tu sei d'accordo, dall'iniziativa promossa da Radicali Italiani, Sbanchiamoli. Un po' per spiegare il senso ai nostri web ascoltatori di questa iniziativa, come sta andando e quali sono i prossimi appuntamenti. Benissimo, allora ti ringrazio molto. Sbanchiamoli. Sbanchiamoli nasce da un'approfondita riflessione del gruppo Economia che si costituì nel 2007 e ha tentato di verificare come le nuove forme di partitocrazia e le nuove forme giuridiche potevano cercare di perpetrare quello che era accaduto nella Prima Repubblica. Di fatto, che cosa è accaduto? E vado subito al cuore del problema. Negli anni 90 la normativa europea ha imposto a tutte le banche di natura pubblica una privatizzazione. Gli italiani lo fecero male, lo fecero con un sotterfugio, con uno schermo. Le azioni pubbliche delle banche furono donate a delle fondazioni, soggetti ibridi dalla natura giuridica privata ma dalle funzioni pubbliche, e queste fondazioni sono controllate dai partiti. Quindi di fatto i partiti che nei comuni, nelle province e nelle regioni hanno degli eletti, esprimono il vertice delle fondazioni e di conseguenza le fondazioni esprimono il vertice delle banche, indirizzano la destinazione del credito. In un momento quale quello attuale di stretta creditizia fondamentale, avere degli azionisti di riferimento per le banche che sono delle fondazioni è una iattura perché è evidente che hanno dovuto ricapitalizzare. Il caso dell'MPS è noto a tutti, insomma, lì hanno tentato di non farlo e poi sono stati costretti. Ma perché? Perché la finalità della fondazione è di fare welfare sul territorio, la finalità della banca è quella di fare profitto. A questo punto si genera un cortocircuito: o la fondazione non distribuisce sul territorio welfare e quindi che cosa fa? Di fatto fallisce la propria missione per salvare la banca, oppure la banca, poiché non può avere l'aumento di capitale dalla fondazione perché deve fare welfare, fallisce. Quindi un sistema assolutamente irrazionale che ha consentito di mettere in campo una proposta radicale di netta separazione della proprietà tra banche e fondazioni. Perfetto, noi di tutto questo abbiamo parlato anche diffusamente in una trasmissione proprio di 2 venerdì fa con il tesoriere dei Radicali Italiani, Valerio Federico. E adesso volevo chiederti, questa iniziativa appunto promossa da Radicali Italiani, come sta andando? State facendo, correggimi se sbaglio, anche un tour in Italia per presentare localmente questa iniziativa? E come pensate di articolarla, con quale iniziative? Allora, come hai detto tu, il tour, dobbiamo fare il tour non solo per il piacere di riprendere un contatto diretto con le associazioni radicali che è sempre esistito ma che si è affievolito durante gli anni della presenza parlamentare, ma perché essendo gli enti locali, gli enti che nominano i presidenti delle fondazioni e quindi delle banche, dobbiamo andare a parlare con i consiglieri comunali, provinciali e regionali. Noi abbiamo iniziato con la presentazione di una petizione alla Presidenza della Camera, del Senato e ai Capigruppo. Perché? Perché la petizione per obbligo deve essere portata alla conoscenza della Commissione competente, privilegio che non ha neanche la proposta di legge di un parlamentare o un'iniziativa di legge popolare, con tutte le difficoltà che conosciamo in ordine alla certificazione e all'autentificazione delle firme. Quindi per entrare nelle istituzioni abbiamo scelto questa forma. Dopodiché, noi stiamo rivolgendoci a tutti quanti gli
gli amministratori pubblici, perché aderiscano a questa iniziativa e inizino a mettere online i curriculum degli eventuali candidati alla nomina nelle fondazioni, per poter fare una, diciamo, una selezione ad evidenza pubblica, affidando a un terzo il controllo e la verifica, e successivamente stiamo contattando numerosi parlamentari perché possano fare propria questa proposta di legge e portarla in Parlamento. Su tutto questo c'è anche un'azione militante dei nostri compagni che stanno facendo firmare un appello alla cittadinanza perché sappiano che la crisi in Italia non dipende dall'euro, ma la situazione è antica, cioè un grandissimo debito pubblico che ci ha impoveriti e un sistema occulto di presenza pubblica nel credito, tipo le fondazioni, che pur se appaiono private sono totalmente soggetti con finalità pubbliche e diretti dal pubblico, cioè dai politici. Chi volesse aderire a questa iniziativa può farlo anche attraverso il web, oppure deve aspettare deve farlo attraverso il web, assolutamente, visto che parliamo in una web TV, il Movimento Radicale si è dotato del web per primo, ricordiamo anche che Agora Telematica è il primo provider in Italia, quindi abbiamo anche questa ascendenza. Sul sito radicali.it/banche trovate tutto il materiale di approfondimento e soprattutto trovate i form per poter compilare l'appello, che poi verrà depositato alla Camera e al Senato per dare maggiore forza politica a un'attività giuridica. Chiaramente non la stiamo conducendo da solo, perché ci siamo rivolti a numerose associazioni di categoria e ci sono dei contatti che però in questo momento sono distratti da una campagna elettorale europea e amministrativa che, diciamo, porta qualche difficoltà. Oggi, per fortuna, da Forza Italia un illustre presidente di commissione ha dato sua parola, quindi non dirò il nome perché voglio vedere che pubblichino la proposta di legge sugli atti parlamentari, e dal gruppo misto sono arrivate le prime due adesioni. Perché è difficile, insomma, immaginatevi un po' i senatori che si devono preparare le patate per contorno. La situazione delle fondazioni è la stessa: chiedere ai parlamentari di togliere lo strumento con il quale influenzano il credito e quindi il consenso. È una battaglia difficilissima, e ringrazio Liberi TV perché siete veramente liberi, poiché le fondazioni hanno anche la proprietà di moltissimi società di informazione e media, e quindi noi abbiamo sì delle uscite locali che informano della campagna elettorale, ma sulla stampa nazionale noi non riusciamo ad uscire. Perché? Perché sui giornali locali emerge con evidenza come siano ridotte le erogazioni a favore dei cittadini poveri, quindi è il dato localistico che gli interessa, stiamo perdendo un bene comune. E sulla stampa nazionale non esce quasi nulla, perché appunto dovrebbe essere il pollo, cioè il parlamentare, che si prepara il forno, si taglia le patate, cioè si separa dalla possibilità di avere voti in cambio di credito, ecco, molto brutalmente. Certo, hai appena citato le elezioni europee, cioè la campagna elettorale che si sta per avviare per le elezioni europee, i radicali italiani dove vanno? Beh, i radicali italiani hanno votato una mozione in base al quale non ci si presenta alle elezioni, però sappiamo da discorsi pubblici di Marco Pannella che non ci sono, non sono state identificate le condizioni per una presentazione democratica. Io penso solo alla raccolta di 180.000 firme, che effettivamente con un sistema di autenticazione, di certificazione e di esoneri proprio fatti su misura, cioè i partiti più grandi, quelli più forti sono esonerati, i nuovi, quelli che devono entrare, vengono accantonati. Sostanzialmente la decisione, io non so in quale sede è stata presa o sarà presa, ma da tutto quello che emerge dal discorso pubblico all'interno della galassia radicale, mi appare una mancata presenza radicale nelle istituzioni. Questo è un grandissimo peccato, una grandissima perdita, perché colui il quale è stato capace di proseguire l'opera di Spinelli, l'opera degli autori del Manifesto di Ventotene, Ernesto Rossi, insomma, e Colorni, colui il quale 15 anni fa ci ammoniva dal rigurgito dell'Europa delle Patrie contro la Patria Europea, rimane fuori. È stato lui che con grande lungimiranza lo ha anticipato. Purtroppo, come sempre, i radicali vedono troppo presto, e adesso avremo Alba Dorata, avremo Grillo,
avremo altre formazioni antieuropee, avremo Le Pen, che probabilmente finiranno, finiranno di fare danni, ecco, proseguiranno nel fare danni, scusami. E tu che previsioni fai sulla prossima campagna elettorale? Solita solfa italiana, oppure ci sono degli spunti interessanti a cui prestare attenzione? Guarda, noi abbiamo assistito a un ventennio in cui il centrosinistra si era disgregato e hanno ricomposto il centrosinistra per 20 anni. Adesso credo che lo stesso tipo di procedimento, una lunga traversata nel deserto, dovrà essere affrontata dal centrodestra, con Berlusconi ormai alla fine di un percorso politico, con un Alfano che non ha una capacità di leadership, che poi è quello che ha connotato il centrodestra e che ha premiato rispetto al centrosinistra. Le elezioni erano vinte da un leader carismatico, che aveva un partito che lo seguiva in modo quasi, come dire, cieco, dall'altra parte una somma di partiti e partitini che si aggregavano per ottenere voti ma non avevano programmi in comune. Adesso Renzi, con tutte le forzature e brutalità, non voglio entrare nel merito tecnico delle riforme che sta proponendo perché giuridicamente possono essere veramente criticabili, però è evidente che lì è emerso un leader, è emerso un partito con la vocazione maggioritaria, probabilmente riuscirà, perché hanno ucciso qualsiasi altra componente, compresa la nostra componente. Insomma, Veltroni ha iniziato un atto di killeraggio verso i radicali nel 2008 e ce l'hanno fatta a farci rimanere fuori da tutto, perché non vogliono nessun'altra componente oltre quella che è già presente, con una beffa: il più grande partito comunista d'Europa, che si era trasformato in PDS e poi si è fatto colonizzare e adesso è guidato da un giovane democristiano. Comunque, questa è la situazione. A destra c'è il caos, Grillo è sicuramente per un messaggio demagogico anti-europeista, e quindi immagino un'Italia che approfitterà delle elezioni europee non pensando a quali possono essere le opportunità, ma schierandosi come al solito in base a, diciamo, preconcetti ideologici, e non riuscendo a mandare la migliore parte dell'Italia a cercare di uscire da questa crisi, che non è una crisi solo economica, ma è una crisi giuridica, una crisi di sistema, con l'unica soluzione possibile, cioè una federazione, uno Stato federale, che poi credo nella declinazione in cui è proposta da Emma Bonino, uno Stato federale minimo potrebbe essere, diciamo, accettato persino da un francese. Ora vedremo quanto la virtù sarà prevalente sull'egoismo miope. Certo, non prevedo un bel futuro, perché in Italia non emergono posizioni politiche che abbiano una forza visionaria di proporre con forza gli Stati Uniti d'Europa, anche perché noi purtroppo siamo gli ultimi della classe, quindi non abbiamo neanche i titoli per poter andare a dire a un francese, a un tedesco o a un polacco di modificare tutto. Dicono: ma come, voi quelli col 130% del debito pubblico, voi che non rispettate un patto neanche sotto tortura, voi volete mettere la vita di tutto ciò? Quindi è anche un problema di credibilità della nostra classe dirigente, che è sempre scemata, e le conseguenze le stiamo pagando duramente. Chiarissimo. Io volevo passare all'ultima domanda che ho per te, perché tu hai aderito a titolo personale ad un'iniziativa che è stata promossa da parte di un'associazione che i nostri web ascoltatori conoscono molto bene, in quanto c'è una, teniamo una rubrica ogni 2 settimane con Vincenzo Lita, e che è Società Libera, l'associazione Società Libera. Questa associazione il 1 marzo ha cercato di riunire varie anime liberali e all'Istituto Sturzo a Roma ha tenuto una conferenza, una riunione, insomma, fra queste varie anime, dal titolo La passione per la libertà. È stata, diciamo, stilata una sorta di documento, no? Dove gli aderenti a questo documento si impegnano a fare iniziativa politica su 5 punti, che sono il superamento della cosiddetta legge Gasparri, per avere, diciamo, per avere un'informazione più libera, una televisione anche più libera, per la privatizzazione di almeno 2 reti RAI. E poi dopo, appunto, è stato inserito in questo documento
l'iniziativa di cui abbiamo parlato poco fa, Sbanchiamoli, che promuove Radicali Italiani, per cui l'uscita della politica nelle fondazioni bancarie e conseguentemente nel capitale azionario delle banche. Poi abbiamo ci si è coagulati sulla terza proposta, che è l'elezione dei capi d'istituto e la soppressione degli uffici scolastici regionali. Ancora al quarto punto, la ridefinizione dei presupposti per la concessione della custodia della custodia cautelare, e poi l'abolizione della commissione bicamerale antimafia. Tu hai dato la tua adesione a questo documento a titolo personale e possiamo dirlo in anteprima, se vogliamo, perché la cosa è stata definita oggi. Il 24 aprile alla sala stampa della Camera dei Deputati si terrà una conferenza stampa con tutti questi soggetti che hanno aderito. Vuoi fare un commento su questa iniziativa, la passione per la libertà? Cosa ti aspetti da questo coagulo di liberali che vogliono rilanciare attraverso l'iniziativa politica, poi dopo, no? Questi punti, che cosa ne pensi? Beh, innanzitutto credo che serva passione per poter rimanere liberi in Italia, perché spesso la si perde senza neanche rendersene conto. No, io aderisco con grande convinzione, innanzitutto perché ci sono compagni di viaggio come te, che sono compagni anche radicali, ci si incontra magari un anno sì, un anno no, ma comunque voglio ricordare Giulio Ercolessi, che è stato anche segretario del partito, ma Danone, che Zanone, scusami per dirti un nome, Olita, con cui le marce internazionali per la pace da sempre si fanno insieme al partito transnazionale, cioè sono compagni di strada di una vita. Ricordo Croci, che ha fatto il referendum a Milano, su Milano si muove, quindi siamo veramente un gruppo di persone che si conosce da sempre e da sempre fa delle cose insieme. Questa volta abbiamo detto va bene, però perché non, invece di fare i soliti convegni, non buttiamo giù un po' di idee e poi ci facciamo vedere in strada. Ecco, proprio Vincenzo Lita è stata la persona che con grande passione, con grande carisma anche, ci ha riuniti dicendo non dobbiamo fare un convegno, dobbiamo fare politica. La politica si fa andando per le strade, si fa andando a parlare con le istituzioni, e quindi ho aderito in modo naturale. Perché? Perché il separamento, il superamento della legge Gasparri, lo dice a noi radicali, abbiamo vinto un referendum che non hanno mai attuato, in questo caso la Corte dei Conti, nonostante dovrebbe effettuare dei conti, non solleva la questione di costituzionalità, perché quello è potere puro, come le fondazioni, ci fai consenso. Banche e fondazioni, come ti ho detto, mi batto dal 2007 perché questo possa essere messo all'ordine del giorno all'attenzione dei radicali italiani. Immaginati se non ho piacere a condividerlo con l'esterno. Pensa che bello un istituto di democrazia diretto nelle scuole, con la possibilità di eleggere il preside e abrogare gli uffici scolastici regionali, che poi fanno parte di quella odiosa riforma del titolo quinto che ha fatto aumentare gli sprechi e diminuito l'efficienza. La commissione antimafia è diventato un nuovo luogo dei professionisti dell'antimafia, dove tutto si fa tranne che analizzare il fenomeno mafioso in profondità. L'osservatorio sulla qualità, quantità della sanità, l'abbiamo detto, il titolo quinto ha disperso in 20 rivoli i denari per la sanità, ognuno per regione, e noi ci ritroviamo con alcune regioni che hanno un ottimo servizio, tipo Trentino, abbiamo delle regioni, quale la tua, purtroppo la Calabria, dove andare in ospedale è diventato quasi un rischio e moltissimi tuoi concittadini preferiscono andarsene in ospedali pubblici magari di altre regioni. In più c'è anche la messa a reddito dei beni artistici inutilizzati, anche perché noi abbiamo circa l'80% dei beni artistici mondiali e li mettiamo nei sottoscala dei musei, non li utilizziamo adeguatamente, riusciamo a vedere lo scempio che si perpetra intorno al territorio. E quindi la conferenza stampa serve innanzitutto a dare notizia che queste proposte ci sono, e per far vedere che ci sono dei parlamentari che hanno interesse anche in un momento elettorale a non sottrarsi a un dibattito che colga sia aspetti regionali che provinciali, che comunali, che nazionali, che sovranazionali, perché ci sono alcuni esempi, per esempio le banche e fondazioni, andiamo a toccare la legge
sovranazionale, sulla RAI nazionale, sull'antimafia nazionale, sugli uffici scolastici e sanitari regionali, i beni artistici addirittura, può essere anche comunale, cioè attraversa tutti i livelli di governo pubblico e quindi tutta la Repubblica. E poi noi speriamo di poter andare in strada, perché vorremmo che tutti i liberali fossero radicali e magari che tutti i radicali riprendessero le belle bandiere liberali, perché questo può essere di aiuto a un paese che ha sempre conosciuto il mito dell'uomo forte o il mito dello Stato che ti deve più che deve pretendere un comportamento da cittadino. La libertà comporta necessariamente anche la responsabilità, e quindi io credo che sia necessariamente responsabile farsi carico di provare a uscire in strada e entrare nei palazzi laddove non ci siamo con questi temi, perché l'Italia va riformata completamente, ma mi sembra che questi possano essere dei punti d'inizio che vanno a toccare la qualità della vita dei cittadini. Poi non dimentichiamoci che alla fine i cittadini elettori sono coloro i quali dovrebbe avere un beneficio dallo stringere un patto associativo quale quello che è il patto statale. Speriamo che questo possa essere realizzato. Purtroppo per 150 anni noi abbiamo sempre visto uno Stato come un nemico, e lo stesso Stato ha visto i cittadini come sudditi. Insomma, il rapporto di reciproca di stima e di sfiducia è proseguito dall'Unità d'Italia fino ad oggi, purtroppo non cambia nulla. L'antipolitica in fondo è una delle caratteristiche costanti della nostra nazione, ecco, se vogliamo usare un termine che a me non piace, ma che purtroppo è ancora in utilizzo, la nazione. Hai perfettamente ragione, sei stato chiarissimo, Alessandro. Guarda, volevo dirti, siamo veramente agli sgoccioli, se tu volevi lanciare appunto un appello, come di consuetudine dei radicali, per l'iscrizione, per la tessera, per sostenere il movimento politico Radicali Italiani, questo è il momento opportuno per farlo, in chiusura di trasmissione così. Io ti ringrazio, perché questo è il momento opportuno per farlo, poiché Radicali Italiani sta muovendo, come tutta la galassia radicale, un momento drammatico dal punto di vista finanziario, speriamo non anche economico. Prego tutti coloro i quali sanno per esperienza che tutto ha un costo, anche la politica, e non vogliono che i soldi della politica gli vengano presi dalle tasse e quindi vadano a pioggia verso tutti i partiti, e vogliono premiare magari quelle formazioni che hanno scoperto le ruberie, quelle formazioni che hanno portato più trasparenza, quelle formazioni che cercano di aiutare sia gli imprenditori che i lavoratori. Beh, io vorrei invitarli a usare innanzitutto il mezzo internet, andando su radicali.it per l'iscrizione naturale. Se si volesse fare un contributo specifico per la campagna Sbanchiamoli, si può entrare all'interno dell'approfondimento, lì si può fare un versamento con carta di credito. Ricordo sempre che c'è la possibilità di chiamare i ragazzi del call center allo 06 6826, prezioso strumento di autofinanziamento che trova delle difficoltà, perché c'è una difficoltà economica generale del paese e c'è una difficoltà economica e politica della classe. Quindi per tutti coloro i quali vogliono mantenere accesa una fiammella per condividere la passione per la libertà e per poter essere radicali, iscrivetevi, sosteneteci, perché appunto noi non rubiamo, noi non usiamo finanziamenti pubblici in modo diciamo maldestro, distogliendoli dei fini istituzionali, e quindi come tutti quanti coloro i quali hanno bisogno vi chiediamo di sostenerci economicamente, con del tempo, con la militanza e anche con delle idee, mandandoci magari informazioni e suggerimenti sempre tramite email che trovate sul sito. Bene, con questo Alessandro io ti ringrazio prima di tutto e ti saluto, e saluto anche i nostri web ascoltatori. Grazie ad Alessandro Massari per essere stato con noi dalla direzione di Radicali Italiani, e che sicuramente ci rivedremo presto. Buona serata. Rivedere è una parola grossa, visto che ogni volta buco proprio l'immagine.
Però non faccio altro che ringraziare Liberi TV per il servizio pubblico vero che state facendo, soprattutto in un momento in cui le web TV sono necessarie per far conoscere quello che sul territorio un tempo facevano le TV, diciamo, libere, e con la rivoluzione digitale hanno perso molto, quindi adesso contiamo molto su Liberi TV e sulle TV online in genere per poter fare quell'informazione che sfugge all'informazione Mediaset, all'informazione Rai, all'informazione La Stampa. Ti ringrazio Alessandro, alla prossima puntata e un saluto a tutti i nostri web ascoltatori, grazie a Donato Volpicella per la regia a cui restituiamo la linea.